Ed ora il momento più importante della giornata, il nostro quiz per calciatori. Lo dico subito, Tamburini, scusa Iuri, ma tu hai, sei del 77, hai 32 anni, hai fatto una carriera che abbiamo visto gli ultimi episodi, sei a fine corsa, diciamoci la verità, perché uno che si in campo fa queste cose qua, diciamo che è giusto che tu ti cerchi un altro lavoro. Largo ai giovani, giustamente. Largo ai giovani. E Ninnaia, di Ninnaia non ne parliamo perché gioca nel Meda. Prende una bella cifra, non posso dirlo perché è pagato completamente in nero e non posso dire che cifra prende. Comunque, o fate la fine di Bobovieri oppure cercate un'attività che possa darvi delle soddisfazioni. E quindi lancio la sigla per la sostituzione di Paolo Tramezzani. Il nostro quiz è... Chi vuole essere Paolo Tramezzani? Avete la possibilità di sostituire quel nulla facente di Paolo Tramezzani all'interno di Gnocca Calcio Show. Allora, il quiz è molto semplice, vi farò vedere un'immagine, vi darò tre opzioni. Il primo che schiaccia il pulsante ha diritto a rispondere. Vediamo come vanno i pulsanti, Ugo. Schiaccia meglio. Perfetto, così. Yuri? Perfetto, molto bene. Allora... Attendete le tre opzioni, poi schiacciate. Allora, vediamo questa immagine, la prima immagine. C'è questo bambino, è Bayern, la partita Bayern Monaco Borussia, viene portato via prima che possa dire qualcosa. Si può rivedere Phantom? Perché è, arriva Gene. Ecco, guardate, sta per dire una cosa al microfono, viene portato via. Allora, la domanda è: cosa stava per dire di così importante questo bambino durante Bayern Monaco Borussia? A. Stava per rivelare di essere il figlio illegittimo della Merkel e di Rummenigge. B. Stava per dire che Luca Toni, dopo 3 anni che in Germania non ha mai mangiato un krauto. C. Stava per rivelare in Mondovisione che i gormiti ormai hanno rotto le balle. Ugo? B. Risposta esatta, molto bene! Bravissimo! Andiamo con la seconda domanda. Guardiamo questa immagine di San Siro di ieri sera. Esce Borriello e cosa succede? Berlusconi sta digitando un SMS al telefonino. Allora, a chi stava mandando l'SMS Berlusconi? A. Stava avvisando la nuova fidanzata di Borriello che Borriello stava rientrando in casa e quindi di mandare via Fabrizio Corona. B. D'accordo con la questura, stava decidendo quanti fossero i manifestanti del No B-Day. Ci stava consigliando a Fini un ristorante dove si mangia malissimo. Vediamo. Yuri? Ah. Risposta esatta, molto bene! Terza domanda. Vediamo subito, terza domanda. Allora, vediamo questa rissa, pazzesca. Thiago Motta, Buffon. Cosa ha scatenato questa rissa tra Thiago Motta e Buffon? A. Thiago Motta ha detto a Buffon che ha la stessa voce di Cobolli Gigli. B. Buffon ha detto a Thiago Motta che Quaresma prende il triplo di lui. C. Thiago Motta ha detto a Buffon che la Serie d'Ova ha la cellulite. Yuri? B. Sbagliato. Ugo? Sì. Sbagliato, era la A! Santo cielo, Tramezzani rimane il nostro opinionista. Allora, no, ho saputo tra l'altro che il tuo appello, tu hai fatto...